stai vlogando? Io sto cominciando a riprendere un po'. La città, perché praticamente l'impero poi tradisce l'accordo, fa più uccide tutti. C'è niente, non ha, è come se tutti non avessero più nessuna persona. Sì. Sono tipo PMG, random. Fa solo ridere perché c'è Jamie che entra nella città, ma anche tipo lo stesso mastino con... Sì. Lo stesso mastino con Aria. Buona! Qua è molto figo, è una bomba. Tu se voglio mandarlo in alto? Devo mandarlo in alto qua. Ok. Puoi stare anche molto vicino all'acqua, tanto l'iPhone è impermeabile. No. Ah. No, questo che si scaccola. Per riprendere lui che... Ah, ma se non è andato. Quindi pensi che fosse... Vedi il negozio, non è un tipo di parlare. Ah, sì. Riprendiamo questa idol. Non so bene cosa stia facendo. Esatto, che tipo di show. Ah, bellissimo. Andiamo a vedere Detective Pikachu prima di andare al concerto. Bella. E poi... Però il Re Leone... No, Jafar fa cagare. Secondo me il Re Leone. Sì, sì, il Re Leone è una bomba. Eccoci ragazzi, siamo a Londra. E ovviamente come prima cosa turismo sessuale, no, turismo becero a Leicester Square. Andiamo a vedere i buskers che chiedono di applaudire. We love Asians, we love Asians, yeah. Come closer, come on guys, we're here to do the show for you. È stata abbastanza cringe la scena perché ho fatto la mossa di Kung Fu all'asiatica di turno. Non ti sta cagando, perché continui? Penso ci sia anche il ragazzo, okay. Che è ovviamente della Yakuza e... Sono ballerini. In attesa del concerto Distant Worlds dobbiamo assolutamente fare delle cose turistiche becere che fanno tutti la prima volta che vengono a Londra. Quindi entreremo al negozio M&M's. Wow. Chiamo OCD perché in inglese. Up alone if you feel like that's what you want to do. Yeah, baby, you know, I was looking on the bright side myself. I'm an optimist, you know. L'edificio migliore e lo sto smerdando così, minchia, guarda com'è stata, era l'immagine, mi schifo. Ok, eccoci finalmente alla Royal Albert Hall, la porta 3, stiamo per entrare al Fantasy nulla, alla Distant Worlds. Dai, mostra i biglietti. Yeah, of course. That's great.
That's all right. It's done it. Super. Loggia 5. Go in at about H. H for hotel. H. Yeah, okay. Thank you. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Cazzo, che bello. Siamo finalmente giunti alla loggia 6, i nostri posti assegnati 5-6 sono perfetti, riusciamo a vedere tutto, siamo a due passi dal palco e l'effetto visivo della Royal Albert Hall e del pubblico che sta cominciando a prendere posto è spettacolare. Sto già emozionando quando partiranno con le musiche che hanno accompagnato la nostra infanzia e adolescenza. Ah, partirà qualche lacrimuccia. Più di una. Più di una. Vediamo se riusciamo a trovare Alex da qua. Vediamo. Enrico De Iana Music, ma tu cosa ti aspetti da questo concerto? Io mi aspetto onestamente che versero molte lacrime. Molte, molte lacrime. Come stanno reagendo i tuoi sogno. Followers? I miei followers, per ora, vediamo quante views della storia abbiamo. 12 views della storia. Questo è un sogno che si realizza, praticamente il videogioco con le musiche che hanno segnato la mia vita, sin dall'infanzia, sta per diventare realtà in questo posto incredibile. Oh. No! Tutto vorrei sfogliare anche il booklet di queste signore. Ah, vedi, ci sono tutto, questo è il 13, il 14 online. E poi vabbè, K-pop.
Allora, prime impressioni a caldo. Prime impressioni a caldo. I contro prima. Ah, prima i contro. Per me, allora, ne facciamo una testa. Per me il contro principale è stata l'organista un po' incespicante su vari passaggi. Era una solo difficile. Però sì, bisogna apprezzare la difficoltà, sì. Cioè, nel senso, è stata eseguita. Era molto difficile. Stiamo parlando di Dancing Mad di Final Fantasy VI. Molto difficile, però dalla London Philharmonic Orchestra mi aspetto la perfezione assoluta. Esatto. Comunque, vai. Nota negativa 2 su Teki Dane, performance vocale. Penso che alcune note siano state modificate proprio per via dell'altezza, alla fine non è andata a toccare le note giuste, sì. Quindi questo ha reso il tutto un po' meno magico, perché benché ci fosse comunque tutta l'atmosfera col video, la parte di Yuna e Tidus, si notava troppo l'imperfezione vocale. È una canzone difficile, secondo me, è soprattutto difficile in una performance live, non avevo mai sentito prima d'ora eseguita live e mi sarei aspettato qualcosa di meglio a questo brano. Quindi FF10 su Teki Dane. Vero, però voglio spezzare una lancia a favore di Ricky, anche se in realtà è una conferma della sua incapacità vocale, perché il falsetto che fa alla fine di ogni ritornello e non i live che ho visto è leggermente calante, per non dire totalmente calante. Quindi è, diciamo, una costante che si porta dietro in ogni performance. Questo sì. Da un lato giustifica la sua performance odierna, ma allo stesso tempo è una condanna, perché è una colpa, sì, che si anche ripete se continuamente. Ho apprezzato un po' l'atmosfera tradizionale giapponese. Esatto, esatto. Anche il modo in cui era vestita. Cioè. Molto bello. Nota dolente 3. Sì, il rullante. Esatto. Insomma, c'era un percussionista che con le rullate non andava particolarmente a tempo in una certa sezione, non in tutto il paese. Non in tutto, e poi per un istante ho pensato addirittura l'avessero cambiato. È un film che mi sono fatto io, perché ho visto che comunque ha migliorato la performance da quando si è seduto alla batteria. Sì. Evidentemente era proprio la posizione scomoda per eseguire quella marcetta. Da quando si è seduto alla batteria e ha iniziato a suonare col drum kit completo, secondo me non ha fatto nessun errore, nessuna sbarratura. Bene. Quindi diciamo che tra le note dolenti ci sono comunque anche delle note positive, cioè nel senso riusciamo a trovare le ragioni per cui. Note positive, l'atmosfera in generale è fighissima. Una delle cose che mi piace di più è il coro. A me personalmente è proprio lo trovo impeccabile. Poi la cantante, di cui non ricordo il nome. Susan Calloway, performance incredibile, che ha reso tutto incredibile con l'orchestra. Queste sono le due note positive in assoluto per me, cioè coro e la cantante solista. Allora io mi accodo a questo tuo ultimo punto, perché il mio punto a favore sarebbe stato un altro, ma Susan Calloway è stata talmente brava, le canzoni mi hanno colpito talmente tanto che mi hanno quasi spinto a voler cominciare Final Fantasy XIV. Quindi questo è un'operazione di marketing perfetta da parte di Square Enix e di Distant Worlds. Quello che avrei voluto dire invece, per me una nota molto positiva, è stato il preludio iniziale con l'arpa. Fantastico. C'è anche il victory fanfare. Esatto. Messo là nel momento giusto. È la fanfara della vittoria. Comunque adesso siamo in pausa, sta per finire appunto questo interludio tra il primo atto e il secondo. E ci aspetta probabilmente la seconda parte del live, che sarà quella composta tra molto i principali. Esatto, cioè molto a tema Final Fantasy VII. Vediamo un po'. Molto più nuovo Emax. Quindi faremo una nuova critica alla fine del live per vedere che cosa ci aspetta dai prossimi brani e ne discuteremo. Comunque, guardate l'atmosfera adesso. Qualcosa di spaziale. Quindi ci ritroveremo a Prafoco. Thank you.
You know Sephiroth? Oh! I said, do you know the word Sephiroth? Yeah! Okay, but this is serious business. If we're going to be a choir, we have to do a little ear training and sight singing. Right? We're going to practice. So I'm going to have our pianist give us the pitches, and then I'll count to three and we'll try it. Right? One word, that's all we need. So here are the pitches. No, this is serious. A little faster, and let's try it again. One, two, three. Sephiroth! Good. So in music, we have a thing called dynamics. Forte's love, fortissimo. Look at all of us. You should blow us off the stage. We want fortissimo. Right? Let's try it again. One, two, three. Sephiroth! That is what we're talking about, ladies and gentlemen. One Winged Angel.
Volete che mi filmo io? Allora, no, no, dai, mettiti pure tu in mezzo. Così ti prendi. Non so cosa dire. Dai, così fa. Non so se siamo tutti inquadrati. Allora, probabilmente. Ci troviamo al Wetherspoon, al Victoria Station. Qui siamo con Alex. Hello! In arte. Alex. Andate su YouTube e digitate Alex Orchestra, troverete sua roba. Yeah. E Enrico Deiana Music. Appena tornati dal Distant Worlds Concert. I punti salienti del concerto. Uno a testa. Ok. Positivo. Anzi, partiamo dai negativi come quelli dell'intervallo. Ok, sì. Dopo l'intervallo. È successo l'intervallo? All'intervallo abbiamo fatto una migliore. Ah, ok. Parte Alex. Vai, Alex, parti. L'unica cosa negativa per me è che non hanno fatto nessuna colonna sonora di Final Fantasy VIII. Mi sarebbe piaciuto perché, vabbè, sapete, siamo italiani, Final Fantasy VIII è il nostro, Final Fantasy, quindi... Però questa è nota negativa, serve un punto saliente. Ah, devo dire anche il punto saliente è positivo? Sì. No, prima facciamo tutti i negativi, ah, dai. Ah, negativi. Dai, certo. Negativo... rullante, già detto nella prima cosa, però sicuramente rimane la cosa più negativa, il rullante fuori tempo pressoché in ogni brano. C'è stato un problema con uno dei percussionisti che suonava il rullante che andava un po' storto. Questo è il mio punto. Spero che il percussionista non sia italiano e che non guardi questo video, perché altrimenti sarebbe tipo Enrico Deiana, ti ammazzo. Esatto. Allora, per me è un po' quello che avete detto voi già. Ok. Però sì, la cosa peggiore è lo squilibrio tra i vari capitoli della saga. È stato dato un sacco di importanza al Final Fantasy VII, pochissimo all'8, anzi 0 all'8, hanno fatto giusto un tema comune a tutti gli episodi, solo una del 9 e basta. E forse tante cose del 14 che mi sono piaciute molto. Sì, del 14, bello infatti, e nei punti salienti positivi. Ecco, quello lo stavo per dire. Però dai, diciamo, non è proprio un tasto dolente, ma l'impatto sonoro mi sarei aspettato qualcosa di più in generale, come complesso. Allora, punto saliente per me è che seppur magari il suono era un po' rispetto alla musica rock o Hans Zimmer, era un po' più rilassato, l'orchestra a me, l'acustica, mi è piaciuta un sacco. E hanno fatto tracce di Final Fantasy XIV con la Susan Calloway, che è una cosa allucinante, sentita live, e dunque da giocatore di FF14 mi ritengo molto soddisfatto. E la metà di Final Fantasy VII, essendo il mio Final Fantasy preferito, mi ha soddisfatto anche quello. Va bene. Punto saliente, la presenza di brani che non mi sarei aspettato, un po' di nicchia, quali Dancing Mad, mi ha abbastanza lasciato sorpreso, yeah. Essendo comunque una suite, ovviamente famosissima come brano, tra l'altro accompagnato da Battle of the Bridge di Final Fantasy V, che sono stati resi anche dal punto di vista di riarrangiamento orchestrale pressoché in modo perfetto per i miei gusti, se non altro. Poi vorrei sottolineare nuovamente quanto il coro dal mio punto di vista sia stato impeccabile. Il coro veramente incredibile. In generale la miscela, cioè l'amalgama dell'orchestra e il modo in cui sono state riproposte parti che magari in origine erano in synth a livello orchestrale sono state più che ottime. E ti fanno capire quanto Nobuo Uematsu fosse, cioè, stato geniale, esatto, ai tempi, perché quello che ha scritto si sposa così bene sull'orchestra. Sì, cioè, proprio... nonostante non sia stato concepito, sì, non totalmente, sono altro però. No, esatto, no. Sì. Punto saliente per me, sono felicissimo che voi non l'abbiate nominato, perché Tuzan Arkand è assolutamente in cima alle mie preferenze. È stato un momento molto emozionante, emozionale, perché con le immagini del gioco, il ciclo della vita, le anime che vengono contrappassate, va bene, perfetto. Era proprio le dinamiche giustissime, la resa perfetta e sì, non era neanche cantata da nessun altro. No, raga, vabbè, facciamo un video a parte. Questo è un video a parte, era un mezzo dissing a Ricky che... Oh, a me è piaciuto. Io mi dissocio da tutti questi dissing, ve lo dico. Io mi salvo. No, perché Susan Calloway è stata impeccabile. Sì, assolutamente. Non ha sbagliato una nota. Ricky ha dato troppo adito alla sua parte emozionale, si è lasciata andare un po' alla cultura giapponese dell'essere imperfetti durante la performance, quindi... È un po' alla vecchiaia. Sì. È un po' la vecchiaia anche, si è lasciata proprio andare. Cioè, sì, proprio perché... A me è piaciuto. Però sì. Comunque in generale, esperienza bellissima. È stata la prima per me,
l'emozione è stata fortissima, perché sono un mega fan delle musiche di Final Fantasy e vederle eseguite dal vivo è stato ragazzi, insomma, se siete indecisi se sull'andare o meno uno di questi non concerti, dovreste esserlo, andateci e soprattutto in un posto come la Royal Albert Hall, perché la cornice architettonica di pubblico e il palco su quale si è esibita l'orchestra top. Hanno fatto già il 50% dell'esperienza. Sì. Giusto? Se solo fosse pieno di italiani sarebbe meglio, perché agli inglesi a loro non piace cantare Sephiroth. No, non piace cantare Sephiroth. Quello è stato un'altra cosa. Ci sono quello è l'unico disappunto in realtà che ho avuto, sai? Ah sì? Perché ero l'unico nella loggia a cantare Sephiroth. L'ho fatto tipo 5 volte e poi una certa mi sono girato e ho detto forse sto dando fastidio. No, non nella nostra loggia. Allora, noi siamo stati sicuramente i più acuti. Però c'era pure un tizio davanti che si è unito. Sì, è stata una bella situazione. Top. Comunque, beh, riavvolgiamo tutto il nastro e ci vediamo al prossimo video che uscirà tra 12 mesi. Quindi stay tuned. Stay tuned. Goodbye. Il prossimo anno. Ciao. Bye bye.